Buonasera a tutti e benvenuti al Centro Congressi Frentani. Si sente bene? Si sente bene? Prendo quello. Come? Sì, adesso. Bene signori, allora diamo inizio a questa nostra serata, una serata davvero speciale, speciale perché è organizzata dalle Inner Guild Roma Eur in collaborazione con il Cenacolo dei Viaggiatori. E poi è altrettanto speciale perché questa sera lo scopo di questa serata, oltre a divertirci, è quello di fare del bene. Nel senso che il ricavato di parte della quota che avete pagato andrà in favore del CRE, Centro Riabilitazione Equestre. Bene, adesso io chiamerò intanto la presidente, anzi la vicepresidente, perché la presidente è assente, della Inner Guild Roma Eur, e con l'occasione intanto volevo chiamare i musicisti, ecco, Rosi e Iacentino, prego accomodatevi, un applauso per i nostri artisti, senza i quali questa sera non avremmo potuto fare niente, quindi stanno qui, sono venuti da Torre del Greco appositamente per noi. Prima di dare la parola alla Presidente, alla Vicepresidente, però insomma in assenza del Presidente e Presidente, volevo intanto ricordare una cosa a cui io tengo moltissimo, perché io sono del Rotary Club Roma Nord-Ovest e devo dire che il CRE è Centro Riabilitazione Equestre, è un frutto, diciamo, è nato grazie al Rotary Club Roma Nord-Ovest. Per questo voglio anche salutare il presidente Franco Laurenza. Dove sta Franco? Ecco Franco, un applauso per il mio presidente. Bene, a questo punto do anche un saluto, però poi sarà chiamato successivamente, anche al responsabile presidente del CRE, Massimo Casella Pacca di Matrice. Bene, la parola alla nostra presidente. Allora, buonasera a tutti, io sono Anna Rita Feola e sono la vicepresidente del club Roma Inner Guild Roma Eur. E qui sostituisco la nostra presidente Laura Corrado di Montelongo, che purtroppo è stata impossibilitata ad intervenire, e però invia a tutti il suo più cordiale saluto. Adesso possiamo cominciare? Allora, a questo punto direi facciamo gli inni. Sì, sì. Bene. Allora, per favore, onori alle bandiere. Onore alle bandiere. Thank you.
with responsibility, and we'll make it together. The power from deep inside, the energy to do it right, is the exo making the wheel go round. In our wheel, it's hope that we are giving. In our wheel, it's charity we are living. In our wheel, we can help, we can heal. Standing together in our wheel. Volevo solo, dimenticato poco fa, di salutare la governatrice delle Inner Wheel che sta qui con noi, e poi chiameremo più tardi sul palco. E allora, per cortesia, ricordiamo tutte le vittime del terrorismo di quest'ultimo periodo, non solo quello di Parigi, con un minuto di silenzio. Prego. Allora, come già ha detto l'avvocato, l'avvocato ibrido, questa serata è stata organizzata dal club Inner Wheel Roma Eur in collaborazione col Cenacolo dei Viaggiatori, e ha per obiettivo la raccolta dei fondi da devolvere a favore dell'associazione Onlus CRE, Centro di Riabilitazione Equestre Girolamo De Marco, che si occupa della rieducazione di portatori di handicap, di bambini disabili, tramite l'ipoterapia. Desidero rivolgere un saluto e un caloroso ringraziamento a tutti gli ospiti intervenuti a questa serata, e tra i quali desidero salutare le autorità dell'Inner Wheel, tra cui la nostra governatrice del distretto 208, Bruna Moretto Volpato. Saluto le presidenti e le socie degli altri club Inner Wheel che sono presenti stasera, i presidenti e i soci di club Rotary e Lions. E inoltre desidero salutare il presidente dell'associazione CRE, avvocato Massimo Casella Pacca. Ora, a nome di tutte le socie, rivolgo un particolare ringraziamento all'organizzatore della serata, l'avvocato Giuseppe Ibrido, presidente del Cenacolo dei Viaggiatori, per aver voluto sostenere con grande impegno la nostra iniziativa. Ringrazio e saluto il nostro socio onorario professor Stelio Venceslai, che con la sua straordinaria capacità espositiva ci intratterrà su questo intrigante argomento della serata, che è non rubate le sciarpe alle signore. Poi ci dirà il perché, speriamo. Poi infine saluto e ringrazio i due cantanti Iacentino e Rosi, che sono venuti espressamente da Napoli per allietare la serata con le belle canzoni del loro repertorio. Quindi, a questo punto, prima di dare inizio al concerto, passerei la parola all'avvocato Massimo Casella Pacca. L'avvocato ci illustrerà le attività e gli obiettivi dell'associazione CRE. Buonasera, avvocato. Grazie di avermi dato la parola. Prego, prego. Buonasera, signori e signore. Sono molto onorato di stare qui in mezzo a voi, in particolare per prospettarvi
la vita di un nostro centro di riabilitazione equestre. Si chiama Girolamo De Marco, funziona da circa 26 anni e mi pare significativo stasera segnalare a tutte voi, dame dell'Innerwil, che se esiste il centro di riabilitazione equestre è perché una vostra past governor, Margaret Iba, incontrando il generale De Marco, che voleva fare un'attività di volontariato per festeggiare i 10 anni della costituzione del Rotary Club Roma Nord-Ovest, gli parlò di un'esperienza che lei aveva cominciato a vedere in Gran Bretagna, che era quella dell'efficacia che ha la terapia a mezzo del cavallo per la cura di una serie di patologie di ragazzi disabili. L'idea venne immediatamente cavalcata. Il generale De Marco era un generale di cavalleria, quindi gli era facile cavalcare. Venne immediatamente cavalcata dal generale De Marco, venne proposta al nostro club, si partì con un bambino disabile ed un cavallo che c'era stato prestato da qualche volontario, e poiché si è visto l'efficacia di questa terapia a mezzo del cavallo, sono cresciuti il numero dei volontari che hanno potuto seguire questa attività, sono cresciuti il numero degli allievi. Adesso il centro di benessere equestre lavora da 26 anni, assistiamo circa 100 ragazzi disabili in due luoghi: la caserma della Polizia di Stato, caserma a cavallo della Polizia di Stato, e il centro ippico dei Lancieri di Montebello a Tor di Quinto, quindi una parte stanno da una parte e una parte stanno dall'altra. Quali sono i nostri problemi? I nostri problemi sono quelli comuni a tutte le onlus, cioè quelli che i soldi per pagare i terapisti della riabilitazione con relativi contributi sociali, l'assicurazione eccetera, fanno sì che i nostri bilanci si reggano con grande fatica sulla base di quello che riusciamo a raccogliere da parte di volontari e di enti. Lo scopo di questa sera è quello di prospettare a tanti di voi, quelli che magari non lo conoscono, l'esistenza di questa nostra attività. Sui vostri tavoli al momento della cena troverete dei dépliant e la possibilità, volendo, di iscriversi come soci con livelli diversi, versando 50 euro all'anno o 200, 400 o magari 4.000, e con questo partecipare alle attività. È importante anche che i soci se i soci sono degli enti come l'Innerwil dell'Euro, l'Innerwil o il Rotary Club eccetera, partecipano anche alle attività del consiglio direttivo con parità di funzioni, di responsabilità per la guida di questa iniziativa, che è veramente importante. Noi ci crediamo tutti, molti qui dentro, vedo anche persone che hanno presieduto il CRE prima di me, come l'ingegnere Giovannetti, c'è cioè l'attuale presidente Laurenza, che è un fautore naturalmente di questa nostra attività. Io mi auguro, state vedendo le immagini di quella che è stata l'ultima giornata del cavallo al sole, con il quale noi chiudiamo l'attività nel mese di giugno. Questo è un piccolo filmato che fa vedere come persone che molto spesso arrivano da noi con la carrozzina e che bisogna mettere su, poi nel fare questa attività sbloccano una serie di funzioni sia cognitive sia della loro mobilità, per cui arrivano a fare delle cose che sembrano incredibili. Non so se già siamo arrivati a questo punto, si vede dei bambini disabili che fanno il volteggio, cioè che girano sul cavallo, che vanno con la testa al posto dove sta verso la coda e viceversa, e quindi acquisiscono una sicurezza, una capacità di autonomia che poi portano, trasportano nella loro vita civile. Restano disabili, purtroppo non si guarisce mai completamente, ma molti fanno dei giganteschi progressi. Quindi non voglio farvi perdere altro tempo, so che la serata è molto impegnata, vi ringrazio di avermi dato questa opportunità e naturalmente conto su di voi. Grazie, buonasera. Allora, grazie all'avvocato Massimo Casella Paca di Matrice. Volevo ricordare che sempre dedicato anche Giorgio Castellucci, che sta in fondo e non è stato visto, lo volevo ricordare, anche, è uno che si è impegnato molto anche per il CRE.
Bene, allora adesso iniziamo la nostra serata. Le informazioni del club, come sempre, ve le darò alla fine, 3 minuti prima di andare a cena. Il mattatore di questa serata, per dirla con un termine teatrale, chi può essere? Stelio Venceslai, grande nostro amico, socio onorario del Cenacolo dei Viaggiatori, Stelio Venceslai, assieme a questi due straordinari artisti che sentirete. Poi vi dirò una cosa alla fine, dopo averli sentiti nelle prove, già li ho ingaggiati per la prossima serata, comunque ne parleremo poi alla fine. Stelio, grazie a te. Ah, è un regista inflessibile, mi ha scritto tutto quello che dovevo fare, quindi mi ha fatto una scaletta precisa e io l'ho rispettata, vero? No, l'ho spartito. Spartito. Devo mettere la sciarpa. Perché questo era l'impegno. Allora. Signori, buonasera, signore e signori, benvenuti, amici, conoscenti, ospiti, persone che vengono per la prima volta. Questa è una serata molto importante, come vi è stato spiegato, perché è una serata di beneficenza. Di beneficenza per una cosa che tocca un po' tutti, o di cui comunque siamo informati. Questa serata ha come titolo «Non rubate le sciarpe alle signore». Mi sentite bene? Non rubate le sciarpe alle signore. Che vuol dire? Beh, prima di tutto devo dire, non è il mio mestiere fare il fine dicitore, quindi abbiate pazienza se non sarò perfetto. Le sciarpe sono i nostri ricordi. A volte le sciarpe possono strozzare. Pensate a Isadora Duncan, che morì strangolata da una sciarpa mentre era in macchina. Il vento portava via la sciarpa, era bellissimo, la sciarpa si arrotolò nella ruota e lei finì così. Oppure le sciarpe fanno caldo, danno calore, comunque sono un elemento d'abbigliamento molto importante, colore, peso, dimensione, si portano anche d'estate, le donne ne fanno un grande sfoggio. Le sciarpe sono i ricordi, vi ripeto, e fanno parte della nostra vita. Chi ruba le sciarpe? Non c'è un'associazione di ladri che ruba le sciarpe. Purtroppo le sciarpe ce le ruba la vita. Ce le rubano i figli, i mariti o le mogli, le vicende del lavoro, gli anni ci rubano le sciarpe. Ecco, noi stasera vorremmo cercare di recuperare qualche sciarpa e quindi di fare una specie di itinerario sentimentale che non riguarda soltanto le signore, ma riguarda anche quegli uomini rudi che sono fra voi, che non sentono il sentimento, ma che poi di nascosto piangono e si commuovono anche loro. Parleremo di canzoni. Io non oso dire sarò accompagnato, saremo integrati da due musicisti, cantori, suonatori e persone garbate di grande livello. Abbiamo cercato di costruire questa serata nel tempo, da parecchio tempo, da agosto, riflettendoci, discutendo, quindi speriamo che sia un successo. Parleremo di canzoni. Le canzoni, anche le canzoni, possono essere maschi o femmine. Ci sono anche canzoni neutre, che vanno bene per tutti i due sessi. Ad esempio, Ma la femmina è chiaramente una canzone femminile, cantata da un uomo ma si riferisce ad una donna. Ma una canzone come potrebbe essere Soli, ve la ricordate, di Celentano, è una canzone che vale per tutti e due, maschi e femmine, con intensità diverse. E quindi via via faremo questo percorso partendo un po' dalla dolcezza del primo amore, dei primi innamoramenti. Ve li ricordate i primi innamoramenti? Avete ancora qualche memoria di quando eravate giovani, di quando eravate teneri proprio? Ebbene, partiremo da qui e poi arriveremo via via per varie tappe sino ad oggi. Non soltanto con vecchie canzoni o con canzoni soltanto napoletane, per carità di Dio, quelle semmai le faremo dopo, insomma teniamoci in astratto.
La prima canzone che tratteremo, che sarà trattata, riguarda proprio l'innamoramento, il primo amore. Vi ricordate quando eravate ragazzi, ragazzetti, ragazzette, che ci si spiava, ci si guardava, all'improvviso un compagno di scuola, un collega, un cugino, che avevamo sempre visto, acquistava una fisionomia diversa, un ruolo diverso, un significato diverso. Ma guarda un po', perché? Perché mi interessa questa persona? E poi, all'improvviso, la rivelazione, oddio, mi sono innamorato, ma è possibile che io mi sia innamorato? Sapete, soprattutto i ragazzi sono molto schivi da queste cose, si vergognavano di dirlo, ci vergognavamo di raccontarlo a qualcuno. Le fanciulle erano un po' più proclive a confidarsi, c'è sempre l'amica del cuore, no? A cui si confida tutto. Poi c'è il diario che si scrive, che si conserva gelosamente, che si nasconde, perché sennò magari i genitori ti sfottono, non dico ti sgridano, ti sfottono. Quei diari che poi inevitabilmente finiscono in vecchi bauli, in cantina o in soffitta, a seconda della casa, e che poi magari si riscoprono dopo 20 anni e uno dice, ma tu guarda un po', che cosa pensavo, com'ero, dove si parla di persone di cui uno non si ricorda più, ma chi era questo per cui io perdevo la testa? Ecco, questa sensazione meravigliosa, il primo innamoramento, per il quale eravamo tutti inesperti, perché era la prima volta, e per il quale sentivamo qualche cosa di incredibile, che non osavamo neanche immaginare o confidare, ecco, questo primo momento può essere illustrato da una canzone importante che adesso sentiremo. Vai, maestro. Vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui, qui vicino a me. Adesso che tra noi non c'è più nulla, vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva, per la felicità che tu mi davi, che me ne faccio ormai di tutti i sogni miei, se nei miei sogni non ci sei più tu. Vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato, che mi riporta un poco del tuo amore, che mi riporta un poco di te. Noi non esisteva, per la felicità
che tu mi davi. Che me ne faccio ormai di tutti i sogni miei, se nei miei sogni non ci sei più tu. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato, che mi riporta un poco del tuo amore, che mi riporta un poco di te. Grazie mille. Grazie, grazie mille. Oh, e adesso siamo diventati un po' più grandi, non siamo più bamboccetti o bamboccette, siamo adolescenti, 18 anni, 20 anni, via. Cominciamo ad avere qualche esperienza, furtiva, palese, non ha importanza. E abbiamo la coscienza, il sentimento di essere veramente innamorati, non è più quella cosa strana che sentivamo, della quale ridevamo quando eravamo ragazzi, io l'ho innamorato, figurati. E avvertiamo l'importanza dell'amore, ma soprattutto dell'altra persona, perché avvertiamo l'amore verso un altro ed è la nostra visione dell'altro quella che alimenta il nostro amore. E lo vediamo grande, lo vediamo perfetto, lo vediamo straordinario, lo vediamo unico. È qualche cosa che si attaglia alla mia persona, quella comune identità che tutti andiamo cercando per anni, per secoli, per cinquantenni, e che alla fine noi crediamo di trovare in quella persona. E quella persona la vedo, ripeto, grande, perfetta, straordinaria. La vedo come un punto di riferimento fondamentale per la mia vita. Dentro di me so anche che probabilmente non è neanche così, che probabilmente altre persone la vedranno, questa persona, in un altro modo. Ma non me ne importa nulla. Sono io che sono innamorato. Sono io, in un certo senso, che con il mio amore creo la sua grandezza, la sua importanza, il suo significato sentimentale. E questo rappresenta, in fondo, una prima forma, se vogliamo, di possesso ideale, perché questa persona vive ed è presente in me. Cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me e mi innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, seppure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché è di là una volta sola, seppure tu, tu stai tremando. Dile che mi vuoi bene, con mia, con mia.
cosa grande per me. Una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande. Cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ci ho avuto mai, non bene così, a così grande. E adesso finalmente io ti ho con me, ti ho vagheggiato, ti ho sognato, ti ho pensato, ci siamo parlati, ci siamo misurati l'un con l'altro, ci siamo scontrati magari, ed ora finalmente sei qui con me, da soli, in questa stanza. Una stanza che non è più una stanza, che è qualcosa di diverso, che non ha pareti, dice l'autore della canzone, perché il nostro amore sfonda le pareti, va verso l'aperto, è l'universo che abbiamo attorno a noi, tu sei, noi siamo il nostro universo. Ed io scopro con te, tu scopri con me il tuo sapore, il tuo odore, il tuo profumo, il tuo corpo, le tue mani, le tue labbra. Avverto questa cosa meravigliosa che finalmente si realizza, l'abbiamo desiderata, cercata, non sapevamo neanche se saremmo riusciti a realizzarla. Ed ora qui siamo chiusi, ma in realtà non siamo chiusi, è il mondo che è chiuso rispetto a noi, perché noi siamo liberi, liberi di amarci, in un universo che è blu, come il manto della Madonna, direbbe un mio amico, in un universo che è il nostro universo, l'universo del nostro amore. Me. Questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto mio
io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui abbandonati, come se non fossi più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per me e per te, su nell'immensità del cielo. Per me nel cielo. Non basta escludere il mondo da noi, non basta, poi dobbiamo vivere. In un libro di Alberoni sull'amore c'è una considerazione molto interessante, che cioè gli amanti si amano e si chiudono al mondo perché vivono del loro amore, e però poi devono andare a fare la spesa, poi devono andare a mangiare, poi devono aprirsi al mondo. E Alberoni descrive questo passaggio come, da un canto, l'uscita dal mondo normale, l'amore a due, e dall'altro il ritorno alle istituzioni, e cioè alla regola del vivere civile, perché, ripeto, poi tutti dobbiamo andare a fare la spesa. E questa dimensione più realistica, più concreta, non esclude assolutamente l'amore. Non esclude un rapporto intenso e forte, ma lo vive nella realtà di tutti i giorni. Chiudiamo la porta, fuori c'è tutto. Siamo usciti, siamo tornati, abbiamo incontrato gli amici, siamo stati a cena, fuori c'è tutto. Però adesso siamo soli, siamo noi due. Abbiamo una giornata per conto nostro. La passiamo a letto, ragazzi. Qualcuno di voi l'avrà fatto, io spero. La passiamo a letto, mangiamo a letto, non ci muoviamo dal letto, ci riposiamo, facciamo l'amore, viviamo, ce la godiamo questa giornata, è nostra. Poi rientriamo nell'istituzione. Ecco, c'è una canzone bellissima che adesso ascolterete e che vi ricorderà soprattutto quelle briciole nel letto. Chi non le ha trovate nel proprio letto, a volte, delle briciole o della colazione o del panino furtivo serale, o del pasto del giorno organizzato in fretta e furia, sai, voglio ma no, non muoverti, vado io, faccio io, ti porto dei panini. Ricordatevelo. L'importante è che dopo si cambiano le lenzuola. Comincio a toccarvi,
abbia chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, è inutile chiamare qui, non tornerà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Stiamo insieme mai, ora sì, ora qui, tutti insieme a me, via! Soli, la pelle con un vestito, soli, mangiando un panino in due, io e te, soli, le briciole nel letto, soli, ma stretti un po' di più, solo io, solo tu. Sempre le cose della vita non vanno sempre per il verso giusto, a volte vanno non per il verso sbagliato, ma per un altro verso, quello che non pensavamo potesse esserci. Una delle varianti del rapporto è quando uno viaggia, ad esempio, e quindi non sta con la persona amata. Io sono un esperto di viaggi, sono sempre stato in giro nella mia vita, quindi mi sono sempre sentito dire non ci stai mai, non sei mai a casa. E vabbè, credo di avere qualche comunanza con qualcuno di voi. Molti. Vero? La lontananza è una cosa importante perché è certamente, come dire, una cartina al tornasole. Se non ti pare vero di stare lontano, ragazzi, è quasi inutile tornare. Se ti pesa tanto stare lontano, vuol dire che c'è qualcosa di forte, che ti chiama, che ti attira. E quando sei lontano, se siamo nel secondo caso ovviamente, pensi alla persona amata. E soprattutto ti poni delle domande. Domande non maliziose. Che farà? Ad esempio adesso esco, io vado a cena, e lei che fa? Parlo da maschio, ma vale anche per gli uomini. E lei che farà? Oppure, cosa sta facendo a mezzogiorno?
E allora uno può anche cominciare a pensare, ecco, lei scende dall'albergo, va a comprare un giornale, un ciclista la urta, lei rischia di cadere, il ciclista si ferma, signora mi scusi, le posso offrire un caffè? Sì, le offro un caffè. Ecco, che si apre un viottolo. Dove va questo viottolo? Magari ne nasce un amore incredibile. Col ciclista. Col ciclista. Col ciclista. Perché il ciclista è un gran signore, tra l'altro, che non usa la macchina. Perché costa, beh. E il ciclista può essere un'alternativa. E poi tu che c'hai contro i ciclisti? Io no. Appunto, perché... Assolutamente niente. Assolutamente nulla. Poi potrebbe essere anche una ciclista, tra l'altro. Anzi, forse è più facile che si verifichi questa ipotesi. E allora uno comincia a fantasticare, ad immaginare delle cose inimmaginabili, ma questo nasce dalla lontananza. Oppure può avvenire, come ad esempio è accaduto un episodio che ho vissuto io, ero diversi anni fa a Mosca, in una serata d'inverno d'un gelido terribile, e c'era ancora il regime, quindi non era una città molto accogliente, e uscì per prendere aria, tagliava la gola, e c'era sulle rive della Moscova, ci sono le scalette, si scende, un po' come il Tevere, insomma, c'è una qualche differenza, c'era una coppia di giovani che si baciavano perdutamente. Allora io sono sceso discretamente, poi volevo allontanarmi. Mi hanno chiamato, mi ha detto venga con noi, stiamo festeggiando il compleanno di lei. È una di quelle esperienze strane che accadono quando si viaggia. E mi hanno offerto del pesce secco, la ringa, e avevano una bottiglia di vodka. Erano tempi duri, allora. Io avevo in tasca soltanto della cioccolata che avevo comprato all'aeroporto. Abbiamo passato una sera piacevolissima trincando vodka, mangiando cioccolata e aringhe. Ebbene, questo è un ricordo mio, che deriva dalla lontananza, che non potrò mai condividere con la persona amata, che fa parte del mio mondo, che crea già una separatezza rispetto all'altro. Perché ognuno di noi poi acquisisce direttamente o indirettamente nel patrimonio della memoria, nell'archivio della memoria, tutti questi eventi che accadono. Se accadono quando stiamo assieme, è un conto. Se accadono quando siamo separati, è vero che la lontananza, come dice la canzone, spegne i fuochi piccoli, ma ravviva quelli grandi. Ma soprattutto io direi, riesce a sollevare le onde del mare, e il mare molte volte nella poesia di sempre è il simbolo dell'amore, con le sue onde, con le sue maree, con i suoi tsunami, con le sue umidità, con i suoi colori. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre quando sento questo suono penso a qualcosa di grave. Io non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere in nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora, come ora, ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati, invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciato come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegni i fuochi piccoli, ma accendi quelle grandi. La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa mai. È già passato un anno ed è un incendio
che brucia l'anima. Io che credevo d'essere più forte, mi sono illusa di dimenticare, e invece sono qui a ricordare, a ricordare te. La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa, ma è già passato un anno ed è un incendio che brucia l'anima. Ciao amore, ciao, non piangere. Vedrai che tornerò, te lo prometto. Ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò. E ricordare te, la lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa, ma una cosa, capito, perché poi si sono lasciati, quindi... scomparsi. A me è accaduto anche un episodio divertente sempre qualche anno fa, che poi i ricordi sono sempre di molti anni fa, di dover attraversare un fiume, cioè io ero in macchina e c'era un traghetto che caricava la macchina e portava dall'altra parte, e, però era pieno, cioè io sono entrato con la macchina, però c'era una coppia di giovani olandesi, questo l'ho saputo dopo, e, che non poteva entrare. Si disperavano, nel senso, come facciamo? Perché si poi baciavano pure loro fuori, no? Eh? No, si baciavano pure loro fuori. No, loro non si baciavano. E dovevano andare dall'altra parte del fiume, perché era il vespro. E a un certo punto a me è venuta un'idea, dico, sentite, ma poiché io sono entrato con la macchina, facciamo finta che siete passeggeri miei. E così passò. Allora lei, grazie, grazie, lui pure, carini. E facemmo finalmente questa traversata, poi uscimmo con la macchina, dico, ma voi dove dovete andare? Dovevano andare in un posto che era più o meno lo stesso che cercavo io. E allora dico, vabbè, vi accompagno, andiamo assieme, quindi chiacchierando del più del meno, quando vi siete sposati, ah, sa, ci siamo sposati l'altro giorno, abbiamo deciso di fare un viaggio, era la vecchia Jugoslavia, di fare un viaggio, siamo scesi giù nel, eravamo, se non ricordo male, in Macedonia, sì, in Macedonia mi pare. E arriviamo a questo paese sperduto, orribile, dove c'era un solo albergo. Solo albergo, vabbè, andiamo a chiedere, c'è posto. E c'era posto, una camera sola. O tutte e tre. Una camera sola, matrimoniale. No, non disse per tutti e tre. Disse una camera sola. Hai capito perché c'è sta serata della sciarpa, eccetera, eccetera. Tutti i ricordi, capito? E allora, ricordi, tu mi hai provocato. E allora... E io dissi, vabbè, prendetela voi, dormirò in macchina, tanto faceva caldo, insomma. Invece lei si impuntò, cioè, no, no, non è giusto, e cominciò a discutere con il giovane marito, dice, ma lei ci ha accompagnato, ci ha portato qua, non è giusto che lei dormi in macchina? Dico, vabbè, facciamo, cioè dormiamo tutti assieme. No, al marito potevi dormi tu in macchina. Dormiamo tutti assieme, no, non lo disse, non lo disse. La cosa mi divertì molto, devo dire.
E allora finalmente entrammo in questa camera dove c'era un letto consistente. Lei fu molto carina, disse al marito: tu vai a prendere delle cose da bere, il solito cioccolata, la Schlivovitz e così via. E lei poi andò nel bagno, si sistemò, era assolutamente decente, per carità. E poi ci mettemmo così a ridere, a chiacchierare, la situazione era assolutamente insolita, assolutamente. Poi venne l'ora di dormire. E io mi misi castamente su un lato del letto, il giovane marito si mise in mezzo e lei disse: no, voglio stare in mezzo. È normale. Era strano il contrario. Fu una notte castissima. Certo, e tra l'altro ci siamo scritti per molto tempo. Con lei, è chiaro. No, con loro. Con loro. Allora, diceva qualcuno, questo è in fondo un percorso sentimentale mio, ecco, che però si può trasferire agli altri, perché molti altri avranno avuto delle esperienze similari. Allora, gli alberghi di Mosca qui. Ne ho delle altre belline. Allora, come sempre, le cose che vanno bene poi ad un certo punto vanno male. Vanno male perché la vita è un'autostrada con tante uscite, a volte con tante deviazioni, e uno dice: vabbè, fermiamoci qui, andiamo al ristorante, ci sarà un posto dove mangiare, poi esci di lì, poi non rientri più perché fai quella strada, quel viottolo, e cambia la vita, ti cambia sotto le mani, non te ne rendi conto, non è stata neanche una scelta, per cui dici: ho cambiato, ho deciso stamattina, mi sono svegliato, ho deciso di cambiare vita. No, la cambi così, non per caso, ma la cambi perché è il caso spesso che decide come si cambia la vita, e come si cambia la vita cambiano anche gli amori, e quindi ad un certo punto lei se ne va. Il caso è più drammatico se è una lei che se ne va. Lui che se ne va è un po' più frequente, quindi ci siete più abituati. Comunque, nella sostanza, è finita. È finita e resta il vuoto. Il vuoto, se non altro, della consuetudine. Certo, non penso ad un'ipotesi di allontanamento traumatico, che ci si è scannati fino a 2 minuti prima e poi uno dei due esce sbattendo la porta oppure va a prendere il latte e non torna più. Però certamente questo abbandono, questo distacco, questa ipotesi di distacco mi fa pensare. Perché chi resta dice: che succede? Cosa farai? Dove andrai? Chi conoscerai? Con chi parlerai? Quale bocca bacerai? Quali risate farai con qualcuno o con qualcuna? E ti resta questo senso di curiosità angosciosa, ma che è anche malinconica, perché ognuno di noi pensa: ma in fondo noi ci siamo così amati, quello che c'è stato fra noi, e adesso lo ripeterai con un altro? Ma allora non era solo per me, era un tuo modo di essere che vale per tutti? E questo piccolo tarlo, soprattutto quando chi resta è colui o colei che ama, è un tarlo molto doloroso. Perché tu ti chiedi: con chi sei stato? Che faccia hai? Chi eri veramente? E anche se, come vedremo successivamente, ti viene una ventata d'odio, e però ti sta sempre nel cuore, perché l'hai vissuta, perché ti è entrata dentro, perché fa parte ormai della tua realtà, la puoi cancellare, la puoi disconoscere, la puoi negare, ma non puoi. Quando la sera vai a letto, quando ci pensi nel dormiveglia a certe fasi della tua vita, non puoi non ricordartela. Ti incombe, perché fa parte della tua realtà. Notte alte sono sveglio, sei sempre tu il mio giorno fisso, insieme a te ci stavo meglio,
più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene, io ti perdo. Ah, ancora, ah, ancora, ah, ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te. Anche se incontrassi un angelo, direi, non mi fai volare in alto quanto lei. E notte alta sono sveglio, e mi rivesto e mi rispoglio, mi fai smaniare questa voglia, che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo, venire sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ah, ancora, ah, ancora, ah, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te. Anche se incontrassi un angelo, direi, non mi fai volare in alto quanto lei. Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te. Anche se incontrassi un angelo, direi, non mi fai volare in alto quanto lei. Non mi fai volare in alto quanto lei. Non mi fai volare in alto quanto lei. Grazie mille. Vado. E la trovo dovunque. Dovunque, anche se sono solo. La trovo nei miei pensieri. La trovo quando guido la macchina. La trovo in mezzo alla folla perché mi sembra che ci sia una figuretta che assomiglia alla sua. La trovo in mezzo alle bancarelle dove andava a frugare, a comprare qualcosa. La trovo al bar, al ristorante dove andavamo sempre. Me la vedo. C'è lei, c'è la sua ombra, il suo spirito, il suo fantasma, non lo so, c'è qualcosa. La mente mi corre lì. Eppure lei non c'è. E non c'è, nonostante il mio amore. Nonostante le cose che abbiamo fatto assieme,
È la vita che abbiamo vissuto? Forse. Il corteggiamento che ho fatto nei suoi confronti? Forse. La nostra amicizia che improvvisamente si è tramutata per me in amore? Forse. Però sta di fatto che lei non c'è. Se n'è andata. Se ne va. E quello che è tragico, che non se ne va perché io ho sbagliato. Perché più dell'amore che le ho dato, della disponibilità che le ho dato, non so come poteva sentirsi, forse assediata, forse troppo concupita, forse la imbarazzavo, non lo so, però lei se n'è andata. Allora potrei dire, beh, forse c'era un altro. Ragazzi, se c'è un altro potrei odiarlo, potrei dirgli, ma quella è una schifezza di uomo, ma come ti viene in mente? Ma guarda un po' come sei caduto in basso. Però oltre questo non posso andare, sei innamorata di un altro. Ma quello che è grave è che io so che non sei innamorata di un altro. Se n'è andata perché non mi pensa proprio. Perché va per conto suo, perché pensa a se stessa, al suo universo, al suo mondo. Non mi odia, le sono semplicemente indifferente. Io le svolazzavo intorno, ma lei camminava per la sua strada. E io credevo che camminando assieme, io svolazzandole, lei camminando, facessimo un percorso, ma non era così. Lei andava per conto suo. Mi ha ingannato. Mi ha ingannato, la odio, non la posso vedere. Ma siamo sicuri che mi ha ingannato? Oppure sono io soltanto che mi sono fatto un'idea di un amore che non c'era? O meglio, del mio amore che c'era e del suo che non c'era. E allora ecco che questa mia visione, questa è una canzone femminile, si rivolge alle donne, questa mia visione di una donna diventa cattiva, diventa crudele, è stata cattiva con me, è stata crudele con me, però penso, ma in fondo perché? Io dico che è stata crudele, in realtà non gliene importava nulla. Io speravo da lei dei comportamenti, lei non li ha avuti perché non li sentiva. Però io non posso non pensarla, non posso non soffrire, non può non mancarmi la sua presenza. Ed allora io la odio, è una mala femmina, certamente è una mala femmina, però l'amo. L'amo perché continuo a sentirla, perché la odio e la amo allo stesso tempo. Andiamo. Un omaggio alla grande Napoli. Si è visto fatta una, quella che hai fatto a me. Sto ma da vessa ci sono. E voi sapete perché? Perché coppa sta terra. Femmina come te, non c'è nessuno, onesto come me. Femmina, tu sei una mala femmina, che sto che fate piangere. Lagrime e infamità. Femmina, se tu peggio una vipera, mi tu scagata l'anima, no, non posso più campare. Femmina, tu ci vuoi meno zucchero, però sta faccia d'angelo tu serve per ingannare. Femmina, tu sei più bella femmina, ti voglio bene, t'odio,
e non ti posso scordare. Ti voglio ancora bene, ma tu non sai perché. Perché non dico amore, sei stato tu per me. E proprio un capricci, tutto hai distrutto in me. Ma Dio non ti perdona quella che hai fatta a me. Tu sei una mala femmina che studia, che studia, fate gli angeli lacrime infamità. Femmina, sei tu, sei tu peggio una vivere, mi tu segata l'anima, no, what's in your cup? Si tu ci vuoi me lo succo, però sta faccia d'angelo tu serve per ingannare. Femmina, tu sei più bella femmina. Ti voglio bene tuo Dio e non ti posso scordare. Femmina, tu sei più bella femmina. Ti voglio bene e tuo Dio bozza scurda. Femmina, grazie. Ancora un ricordo personale, così vi divertite alle mie spalle. Ero sempre molti, molti anni fa, ben inteso. Ero a Nervi, vicino Genova, ospite di alcuni amici in una villa spettacolare che dava sul mare, così spettacolare che aveva una grande terrazza e in mezzo ci passava un albero che veniva da terra e che portava le sue fronde sul soffitto. Una cosa spettacolare. E era l'ora del lusco e del brusco, no? Un po' il crepuscolo, questo crepuscolo rosso sul mare, che si vedeva il mare. Si accendevano le prime luci delle navi, del porto. Un'ora magica, magica. E io stavo lì e la mia ospite mise questo disco, che adesso sentiremo, Caruso. E fu per me una sensazione, era la prima volta che lo sentivo, e credo che fosse uscita da poco, ecco perché dico tanti anni fa. Era una sensazione meravigliosa, perché c'era il mare davanti a me, che si andava illividendo, c'erano queste luci fioche, ma che diventavano sempre più simili a delle stelle nel mare scuro. C'era dietro la civiltà, la ricchezza, il benessere, questa villa meravigliosa. C'era anche una bella cena che mi aspettava. Però io ero profondamente turbato, perché mi veniva fatto di pensare, ascoltando le parole di questa canzone, e in genere noi non ascoltiamo le parole, sentiamo il ritmo, sentiamo la melodia. Le parole, anche perché cantano malissimo in genere, quindi si mangiano le parole. Mi veniva fatto di pensare che questa canzone aveva
diremmo noi, oggi in linguaggio burocratico, tre step diversi. Il primo era quello del mare, perché è una canzone che si basa sul mare che vede Caruso, sul mare che lo aveva portato in America, sul mare che divide il suo mondo americano dal suo mondo europeo, italiano. E il mare è una grossa bestia ansante con la quale tutti facciamo i conti nella nostra vita, o in modo simbolico, o in modo reale, il mare è un elemento fondamentale del nostro essere. L'altro elemento era una cosa alla quale non ho mai pensato. Siete stati mai innamorati di uno che vive dall'altra parte dell'oceano? Problema. Voi andate a dormire e quello si sveglia. Voi fate pranzo e quello fa cena. Voi gli telefonate al mattino e quello dorme, oppure si è svegliato. E non sai come pensarlo. Anche questo è un problema. Non sai come pensare la persona lontana, ma è ancora più difficile, perché addirittura ci sono 12 ore dall'altra parte, quindi è proprio l'inverso dell'inverso, e ti perdi. E anche questo è un aspetto di questa canzone. E poi, l'ultimo, ahimè, un po' più malinconico, il senso, quel senso struggente della fine, la sensazione che comunque il tuo mondo sta finendo. E quindi hai da un canto la voglia di non morire, evidente, ma hai lo struggimento di ciò che hai avuto, di ciò che hai pensato, di ciò che vedi, che vuoi vedere ancora, che vuoi vivere ancora, ma sai che non potrai tirare a lungo questa storia. Ed è questa, secondo me, una delle canzoni più belle. Addirittura mi diceva ieri sera un mio amico maestro d'orchestra, ne parlavamo prima, questa canzone è un pezzo d'opera, cioè oggi quelli che facevano un po' la puzza sotto il naso, noi siamo opera, sinfonia, eccetera, eccetera, cominciano a vedere certi aspetti della musica cosiddetta minore, che è quella delle canzoni, come di grande rilievo, al punto da metterle nei loro programmi, perché indubbiamente questa canzone è un colpo di genio, non soltanto dal punto di vista musicale, non soltanto perché è stato Dalla a raccontarla, ma per tutte queste cose che ha suscitato in me e quindi la rendono preziosa, che voi ne diciate. Dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia. Ti voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai, che sogno sanguinito e bene. Senti il dolore della musica, sento dal piano forte. Ma quando vide la luce era da nuovo, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi della ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Quell'improvviso scena lacrima
lui credette di affogare. Tu voglio bene, sai, ma tanto tanto bene la sai. E na catena ormai che sogno sanguinante bene. Grazie Roma. Grazie. E siamo quasi arrivati alla fine del nostro percorso. Lo so che vi dispiace, lo so, ma dispiace di più ai cuochi non buttare la pasta. E vorrei parlare di una sensazione che ho avuto. Sempre tantissimi anni fa, ero in Africa, in un paese che pochi conoscono, il Mozambico. Mozambico è proprio in fondo. Dall'altra parte c'è il Madagascar, ma molto dall'altra parte. E io stavo lì per lavoro, in questo territorio così diverso, così strano, dove i neri mangiano carne di maiale perché sono cattolici. Perché è un paese di vecchia colonizzazione portoghese, dove le donne portano la catenina al collo, dove il mondo è completamente diverso da quella che è l'Africa che possiamo immaginarci o che vediamo qualche volta in televisione. Ero in una città sulla riva del mare, Beira mi pare, con le mura sbreccate perché c'è stata la guerra civile, anche lì milioni di morti, quelli di destra, quelli di sinistra che si scannavano. Nello stesso tempo il Sudafrica dava soldi agli uni e viveri agli altri. E poi alla fine, grazie anche ad un'organizzazione italiana, hanno trovato un accordo. È diventata una repubblica con tutti i suoi problemi, come tutti i paesi africani, però insomma si sono resistenti. Io ero nel momento di transizione e stavo davanti al mare e a un certo punto mi chiedevo, ma che ci faccio qua? Ma che senso ha la mia presenza in questo luogo così diverso, così anomalo rispetto ai luoghi che in genere frequentavo? E mi è sempre stato difficile darmi una risposta. Sì, uno poteva dire, vabbè, mi ci hanno mandato per fare una riunione, per fare un incontro, ma il che ci faccio qui è diverso. Non è che ci faccio in ufficio perché devo sbrigare una pratica, è qual è la mia posizione nello spazio, in questo mondo, fra questa gente? E poi mi sono dato una risposta recentemente, pensate, perché a volte la risposta è
Forse non è per caso che certe cose accadano, perché in questo modo si possano al momento opportuno raccontare come io le sto raccontando a voi. Il Mozambico è un paese bellissimo, pieno di bougainvillee, pieno di quei fiori che noi conserviamo gelosamente nei vasi d'estate e d'inverno dentro casa, perché altrimenti si rovinano. E lì queste pianticelle sono degli alberi che fanno dei viali dove poi si annida un serpente verde che si confonde con i rami degli alberi, che si chiama siete passos, perché se ti morde fai sette passi e muori. Quindi ci sono cose buone e cose cattive. Come, ecco che entriamo nel vivo, come nella vita. Nella vita, dicevo, abbiamo strade, autostrade, viottoli, sentieri, mulattiere. Alcune le lasciamo perdere, altre le seguiamo, altre le viviamo, altre le soffriamo. Qualche volta cerchiamo di tornare indietro. E però poi il tempo che ci avanza è sempre di meno. Ogni ora che passa è un'ora che noi rubiamo alla nostra vita. E noi siamo un po' come ombre sognanti che escono da un antro buio e che vaghiamo cercando che? Cercando l'amore, forse. È una parola molto abusata. Cercando i quattrini, lasciamo perdere, non è una cosa seria. No. Dipende. No, no. Dipende. Cercando cosa? Cercando noi stessi, cercando di dare un senso alla nostra vita. E allora la risposta, diciamo una musica, canzone coerenti con questa ricerca, non con il fatto di aver trovato ciò che cercavamo, ma con questa ricerca, è quella che adesso sentiremo. E con questa musica, almeno per quanto mi riguarda, finiamo questo percorso comune. Final corte, my friend, I'll see you clear, I'll set my case, which I'm certain, I'll live a life that's full, I travel each and every highway, and more, more. Much more than this day, my way. Regrets I had few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it grew. Without exemption, I plan each core course, each core full step along the byway, and more, 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 much more. I did it my way. Yes, every time. I sure knew when I bit off more than a chew, just a bit all. When that's what that I set it up, I spit it out, and I fist all, and I so told. My grazie a Stelio, grazie a questa meravigliosa serata.
Grazie dottor Ibello. Bene, signori, stasera grande musica, poesia e la grande, grande saggezza di Stelio Vegeslai. Bene, a questo punto il mio regista e autore al punto 8 dice: Ibrido prende la parola, si congratula con i musicisti e i cantanti, mi congratulo con voi. Però non c'è scritto di congratularmi con lui, mi congratulo anche con te, è una mia aggiunta. Scusa se ho aggiunto qualcosa. Allora, intanto vorrei pregare la segreteria di avvertire la cucina che alle 9:15 saremo a tavola e quindi possono buttare giù la pasta. Intanto vorrei, secondo appunto lo spartito di Vegeslai, devo invitare qui al palco la governatrice delle Inner Guil. Voi non mi muovete perché ho ancora qualcosa da chiedervi. No, eh? No, io non mi muovo. Che arriva la pasta, quindi io mi muovo. Allora, buonasera a tutti, gran parte di voi mi conoscete. Mi unisco ai saluti di Rita che ha fatto all'inizio della serata. Io parlo a nome dell'Inner Guil, International Inner Guil. Non tutti sapranno che è un'associazione femminile di servizio più grande al mondo. Quindi è come obiettivi, oltre obiettivi umanitari, ha obiettivi anche culturali. Quindi questa manifestazione, l'evento di questa sera, si inserisce benissimo negli nostri obiettivi, cioè fare del bene anche attraverso cultura, musica e così bene. E ringrazio in particolare il Club Roma Eur e la sua presidente Laura Corrado di Montelongo, che questa sera non è presente, ma che ha appoggiato con grande entusiasmo questo evento. Volevo inoltre ringraziare il professore Stelio Vegeslai, che con la sua calda voce ci ha accompagnato per tutta la serata. Poi volevo ancora ringraziare il CRE, che appoggia persone che hanno bisogno con problemi, e quindi auguro un cammino sempre più con obiettivi sempre più elevati e più importanti. Adesso, se due minuti, avevo scritto delle considerazioni su questo tipo di evento, diciamo, musicale. Allora, originale questo accostamento tra ricordi e sciarpe. In effetti, i ricordi si perdono e si ritrovano, come le sciarpe o altri accessori. E buona parte dei nostri ricordi è legata alla musica e alle parole che hanno accompagnato la nostra giovinezza o certi momenti particolari della nostra vita quotidiana. Le canzoni e la cosiddetta musica leggera sono considerate una musica minore. Invece, molte di queste musiche suscitano emozioni non inferiori a molte composizioni di musica classica, e anche le loro parole non hanno nulla da invidiare alle nostre famose opere. La poesia
è esaltata dall'integrazione con la musica. Basta ripercorrere molte canzoni napoletane che con la straordinaria fusione tra musica e parole si sono imposte a livello mondiale, anche con l'esecuzione da parte dei più famosi cantanti d'opera. Quindi anche la musica leggera è cultura di un popolo e come tale va coltivata e tramandata. Desidero poi un grazie infinito ai musicisti che ci hanno accompagnato, grazie, suscitando in noi tante emozioni. Grazie. Grazie. Grazie alla governatrice. Volevo invitare alla, qui al palco la presidente, vicepresidente, ma presidente questa sera, delle Inner Wheel Roma Euro per chiudere insieme la serata. Ricordate che ci sono ancora le informazioni del nostro club. Allora, io mi associo a quanto ha detto la governatrice poco fa, ringrazio anch'io tutti quanti della vostra bella partecipazione, ringrazio naturalmente il duo, prima di tutto il professor Venceslai e poi il duo Viacentino e Rosi che ci hanno veramente allietato questa serata. E colgo l'occasione per dare sia al professor sia a lei. Dunque, volevo ringraziare anche lei tantissimo perché ci ha permesso di realizzare questo nostro service di beneficenza, come ha detto anche la governatrice. Magari lo prossimo anno lo ripetiamo. Allora, volevo donarle il nostro guidoncino, volevo darlo anche alla signora. Grazie. Rosi e il professor Venceslai ce l'ha avuto, però se ne vuole un altro non lo so, l'ero di a quattro e penso che bastino. Ringrazio tutti e buona serata. Grazie. Bene, 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 bene. Allora, prima di andare a cena, alla pasta già avvisati, quindi io farò poi rapidamente, però vorrei che i nostri amici ci salutassero con un cos'è un purpurri, come si dice, di, è una cosa che si mangia purpurri. Allora con le canzoni medley di Peppino di Capri, perché vi preannuncio che col nuovo anno faremo una serata omaggio a Peppino di Capri. Ecco, e siete già invitati fin da questa sera. Allora chiudiamo così la parte musicale, poi vi chiedo soltanto 5 minuti, sarò rapidissimo per darvi le informazioni del club. Grazie, grazie signora. Allora intanto io volevo ringraziare tutti quanti voi, volevo ringraziare il presidente, volevo ringraziare Stelio con il quale da agosto veramente stiamo lavorando su questa serata. Spero che sia stata una serata suggestiva. Ringrazio la direzione artistica del dottor Luigi Esposito, a cui veramente faccio un applauso, anche perché questa sera è la 12ª nostra serata che facciamo in questa splendida città di Roma, e questo lo dobbiamo anche al generale Di Vaia che per la prima volta nel 2009 ci ha portato al Ministero della Difesa, da allora ce ne sono state 12. Grazie veramente, grazie alla città di Roma. È un omaggio che faccio chiaramente idealmente al mio grande maestro, al mio grande maestro Peppino. Frenna sia che voglia da vasa che smani e mozzaga Frana sia, ma pizzicane e mana, tavonna a carazza. Avimma fatta amore, come chi va a rubare, ma ci volimma bene, chi ci può condannare. Tiene la mente come una poesia. Un sentimento e una pazzia e fra l'ansia tu luna tu luna caprese che fai sonna l'amore
innamorata. Adorma nella mia casa sciatata e fa l'innamora con la buscia. Tu luna, luna, tu luna buciarda, fammi passare sti pena e gelosia e fagane una fossa tutta mia. Tu luna, luna, tu Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te, ogni istante, era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare. Ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino a me. No, no, no. È una canzone che dedico anche a, tra l'altro, a mia figlia che si chiama Roberta. Champagne per brindare un incontro con te, che già eri di un altro. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, cameriere, champagne. Grazie Roma! Lo so, mi guardate e lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Questa sera champagne per tutti, champagne. Grazie. Grazie mille. Grazie a Rosy e a Iacentino. Grazie a voi. Grazie a voi.